Bene, buon pomeriggio, benvenuti, grazie a Gianfelice di essere presente, grazie a Luca che è stato il tramite per contattare Gianfelice. Volevo partire con l'inno, però non mi sembrava, vedo qua, sembra l'Interclub. Per rispetto al cugino un po' povero, insomma, pensa che quando abbiamo preparato la locandina volevo mettere tutti e mettere scritto interventi di, cioè che mi sembrava una cosa, era bellissimo, interventi, poi non volevo umiliarli, ma interventi di, che bello, già con questo posso chiudere l'intervento. No, mi fa piacere perché quando ho visto che è arrivato in libreria questo libro, è evidente che l'attenzione era data dal nome, poi la sostanza, perché è un libro un po' diverso da tante monografie o biografie che ci sono, perché riguarda molti personaggi per il ruolo, che è il ruolo del capitano, che è un ruolo, oltretutto ne parlava ieri Gasperini, che diceva che i capitani sono coloro che prendono in mano la squadra, che saranno spesso i futuri allenatori, quindi calciatori che hanno qualche cosa di non so se è di più, ma di diverso dagli altri, che vengono un po' quasi sempre investiti dai compagni, perché poi è un carisma che gli viene riconosciuto. Luca ha giocato a pallone, tu eri capitano. Beh, ma lui ha già preannunciato che ci sarà un secondo libro. E infatti ci sono tanti personaggi, come tutti ci siamo chiesti perché ne mancano altri, ma è normale, perché è una selezione fatta, ha un criterio anche, penso, di scelta, perché poi è legittimo sceglierli, non toglie che molto probabilmente ci potrà essere una seconda puntata a questo libro. È un libro che oltretutto va benissimo, viene apprezzato proprio per la tematica, che ha un taglio diverso da tutti gli altri. Quindi lascio al nostro Luca la possibilità. No, ti lascio il microfono. Cioè. Buonasera, faccio subito la prima domanda a Gianfelice, perché gliel'ho fatta prima, ne stavamo parlando prima, era una domanda che volevo fargli: quanto in questo libro c'è, diciamo, di lavoro anche, se vogliamo, filologico, e quanto anche c'è di incrocio nella sua vita, nella sua storia personale, perché tante delle persone che vengono citate nel libro per noi sono persone, diciamo, famose perché le abbiamo viste, nel suo caso o in alcuni casi anche, come dire, incontrate o di famiglia o di frequentazione, e nel libro si capisce, perché è un libro fatto, io sinceramente non sapevo cosa potevo trovarmi davanti, se un libro, come dire, da tifoso o da storico. In realtà c'è tutto, è un libro di una persona appassionata, e di calcio, secondo me, in particolare, si può scrivere solo se ha grande passione. Quindi la domanda è proprio questa: quanto ci hai messo a scriverlo, perché è anche un libro di ricerca, e quanto si incrociano la tua vita, diciamo, personale, il tuo percorso, coi fatti che narri in qualche modo? Allora, buonasera e grazie di essere qui. Allora, ci ho messo un po' di tempo a scrivere questo libro, perché è stato un lavoro lungo. E a parte quelle che erano le figure, i capitani più familiari, più vicini, di cui in qualche modo sapevo già molte cose e sapevo come orientarmi, poi ce n'erano altri che avevo scelto a fiuto, cioè che mi sembrava che potessero avere delle cose che valeva la pena condividere e mettere nero su bianco in un libro, in una raccolta che inevitabilmente era incompleta. Io a un certo punto, prima di chiudere, ho detto a chi mi seguiva, all'editor della casa editrice di PM, ho detto: Paolo, fermiamoci, dichiariamo apertamente che la scelta è inevitabilmente arbitraria e incompleta, perché
chiunque, insomma la maggior parte dei lettori che decideranno di leggerlo, a un certo punto si chiederanno perché non c'è Tizio, perché non c'è Caio. Ci sta, è normale, sono 30 capitoli, non è che ogni singolo capitolo è dedicato a un singolo capitano, ce ne sono alcuni dove ne stanno insieme diversi, però sono consapevole di aver lasciato fuori qualcuno, lo sapevo già quando ho deciso di chiudere, di mettere il punto definitivo. Non c'era una grande bibliografia, perché libri sui capitani, raccolte così, non ce n'erano, e quindi per poter scrivere di alcuni ho dovuto leggere molto. La rete tutti la utilizziamo magari per le informazioni, ma poi per verificare, per vedere che siano fondate, e soprattutto per approfondire occorrono i libri, e quindi ricerca bibliografica, per la gioia di mia moglie, visto che continua a impilare volumi su volumi, e quindi una ricerca lunga, tanta lettura, per poi così diciamo distillare, cercare di tirar fuori le cose che valeva la pena fissare. Ovviamente nella scelta ci sono tante figure che hanno incrociato la mia vita, la vita mia, della mia famiglia. Raccontavo a Luca poco fa, quando parlo di Paolo Maldini, mi ricordavo che nell'anno in cui debuttò giovanissimo in Serie A con il Milan venne a giocare un'amichevole a Cassano d'Adda, dove io abitavo con i miei. Io giocavo nel Cassano, noi bambini andavamo a fare i raccattapalle, erano ancora gli anni in cui le squadre di Serie A andavano a giocare le amichevoli nei paesi il giovedì o il mercoledì, e quindi quella cosa l'ho vista, cioè l'inizio di quella carriera veramente incredibile, oltretutto arricchita in più anche dal padre che era già stato capitano del Milan, l'ho vista da vicino. Quando morì Gaetano Scirea io giocavo nei ragazzi dell'Atalanta, era mi sembra il 1989 se non sbaglio, non vorrei 89, andai con i miei compagni di squadra a portare lo stendardo, il drappo funebre al funerale di Gaetano Scirea, poi negli anni dopo ho avuto modo di conoscere il figlio, la moglie, quindi tante di queste figure di cui magari poi racconteremo le ho incrociate davvero anche da vicino, in qualche modo avevano un peso nella mia passione, in quella che era la mia memoria calcistica, e quindi li ho scelti anche proprio in virtù di quello che avevano lasciato come segno, come traccia. Ecco, proprio questo, io mi sono fatto, tra l'altro mi sono preso degli appunti, volevo chiederti, a parte tuo padre che ovvio c'è un rapporto anche diverso, c'è un capitano, la figura di qualcuno che ti ha particolarmente colpito, che magari non conoscevi, che diciamo studiando hai scoperto avere, come dire, caratteristiche e doti che ti hanno particolarmente colpito tra tutti quelli che hai, di cui ti sei occupato? Ma ce ne sono tantissimi. Ogni volta che magari che mi capita di ripensare alle pagine o condividere la presentazione, magari a seconda dei momenti il pensiero casca su uno piuttosto che sull'altro, visto che ho incontrato qualche tifoso interista, spesso e volentieri mi piace ricordare Virgilio Fossati, primo capitano della storia dell'Inter, giovanissimo, che vince il primo campionato della storia dell'Inter e che muore al fronte da capitano di un reggimento di fanteria. E perché l'ho voluto ricordare? Perché mi ha ricordato tutti quei giovani italiani di tutte le squadre di Serie A, ne hanno avuti tantissimi, che poi sono diventati soldati. L'ho voluto ricordare perché ho voluto ricordare di quel momento, immagino anche bello, poetico, di quando nascono le cose, di quando il calcio incomincia a svilupparsi in Italia, e però si mescola a un periodo storico delicato, che era quello che avvicinava alla Prima Guerra Mondiale. E ho voluto ricordarlo anche perché, chissà, ci sono stati tempi in cui tutti gli stadi venivano rigorosamente dedicati alla memoria di caduti in guerra. Penso a uno stadio a cui sono affezionato, quello di Spezia, lo stadio Alberto Picco, dedicato ad un alpino morto sul fronte, che è stato il primo calciatore a segnare un gol nella storia dello Spezia. Quindi, ecco, penso anche a quelli che per primi hanno dato un senso nell'epopea, nella storia dei capitani, alla parola capitano, anche se la fascia che noi utilizziamo per identificare il capitano nel calcio compare solo da una stagione precisa, della stagione 49-50, poi racconteremo perché. Ecco, a proposito di questo, c'era uno che era
più capitano senza fascia, lo definisci così, sì, che era Gigi Riva. Gigi Riva è stato forse l'esempio più lampante di cos'è un capitano senza fascia. Sì, Riva l'ho scelto proprio per questo, è mancato praticamente quando io ho finito il libro. Io sono partito, ovviamente la sequenza delle pagine non è quella di scrittura, è stata un po' rimodulata, spostata, cambiata per dare una fruizione migliore, almeno questa era la nostra intenzione. Quando ho cominciato a scrivere alla fine dell'estate scorsa, era il momento in cui c'era questo movimento abbastanza rapido di calciatori dall'Italia e dall'Europa verso l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita stava investendo tantissimo e quindi prometteva ingaggi mostruosi e tanti calciatori salutavano e andavano lì. E quindi ero partito da quel capitolo. Poi ho finito a gennaio, in quei giorni era morto Gigi Riva e si giocava la Supercoppa italiana a Riyadh e accade un episodio che secondo me marcava proprio una distanza abissale tra quello che era la mia idea di capitano, la mia idea di calcio collegata al capitano, a, come dire, un tempo presente di grande confusione e incertezza. Il minuto di silenzio per Gigi Riva venne sporcato da fischi, perché nella cultura di quel paese il minuto di silenzio per i morti non è contemplato. E io ho trovato veramente grave, non tanto ovviamente per la mia sensibilità ci ho messo un attimo a capire, poi ho sentito la spiegazione, ho trovato grave che ormai ci siamo abituati all'idea di vedere giocare la Supercoppa italiana. La frizione qua è andata. Vabbè, ho trovato grave non solo il fatto di giocare la Supercoppa italiana in un paese che non c'entra nulla con la nostra storia, ma dare in pasto la memoria di un atleta, di una figura che è parte della storia dell'Italia, non solo calcistica, senza l'accortezza di sapere dove lo si sta mettendo, dove lo si sta esponendo. Con l'aggravante che la stessa cosa era accaduta un mese prima per il minuto di silenzio dedicato a Beckenbauer in occasione della Supercoppa di Spagna, sempre a Riyadh. Ecco, questo tipo di cosa secondo me meritava di essere approfondita, anche perché Gigi Riva è uno di quei calciatori, di quei campioni a cui si deve il fatto che il calcio sia uno sport popolare. C'è un momento storico che io ho individuato nella mia lettura dei fatti, della realtà, un momento storico che secondo me ha dato proprio un'accelerazione, una svolta, e passa dal europeo del 68, il primo europeo che l'Italia vince, è la prima volta che la gente scende in strada a festeggiare per una partita di calcio. Oggi per un ragazzino è una cosa scontata, nel 68 non lo era. Poi a ruota c'è lo scudetto del Cagliari, è il primo scudetto vinto da una squadra cosiddetta piccola, una squadra minore, sempre tra virgolette. Poi c'è Italia-Germania 4-3, Mondiali di Messico 70, è la prima volta in cui a una partita di calcio, insieme agli uomini che erano, diciamo, gli spettatori maschi, soprattutto gli spettatori deputati a seguire il calcio, in realtà questa cosa si allarga alle signore, ai bambini. E questa cosa sfora anche nella notte, perché per via del fuso orario, visto che si giocava a Città del Messico, si aprono le porte anche di un altro mondo, cioè si spostano le lancette più avanti, ed è un momento in cui infatti gli italiani per la prima volta ebbero il coraggio di esporre il tricolore come una cosa di cui andare orgogliosi. Oggi penso che chi più chi meno abbiamo in casa una bandiera dell'Italia in un cassetto. Allora probabilmente non era ancora così, e ci sono racconti molto belli che ha raccolto Nando Dalla Chiesa di italiani che decisero di mostrare, di mettere alla finestra un drappo verde, bianco, rosso, e chi non l'aveva se lo cucì mettendo insieme dei pezzetti di tessuto trovati in casa, proprio perché era la prima volta in cui ci si liberava un po' di certi retaggi storici che in qualche modo appesantivano questa percezione. Quindi ecco, Gigi Riva è stato uno dei più importanti rappresentanti di questa idea di calcio e di sport popolare. Non a caso, questo è un dettaglio ma non di poco conto, ha scelto di farsi seppellire con la tuta dell'Italia. Ecco, tra l'altro, oltre a Riva c'era un altro in quegli anni lì, sono d'accordo con te, perché sono gli anni che contestualmente sono gli anni della contestazione, gli anni dei cambiamenti sociali. Non è un caso che tutto ciò avvenga anche nel calcio, cioè il calcio per certi versi è acceleratore di quello che sta avvenendo, no? Un po' in generale anche come accade nelle arti, la musica, la pittura, la letteratura. Un altro esempio di quegli anni, che per noi bambini era un po' così, prima di Cruyff c'era Bobby Charlton, no? Che è un altro di quelli citati nel libro. Bobby Charlton, che rappresenta
benissimo quello che rappresentava il calcio in quegli anni, che adesso un po' si è perso, cioè anche il rapporto con il territorio, della squadra, con la città, con la regione, no? È una cosa un po' che in questo, hai citato prima l'Arabia, no? Si è quasi persa totalmente, però in quegli anni c'era ancora quella dimensione, sì, di legame col territorio, c'erano poi persone come nel caso Charlton che le rappresentavano meglio di tutti. Sì, io l'ho raccontato perché ho preso il Manchester United come paradigma, come esempio dello svuotamento di senso del calcio, di una certa idea di calcio. Pare che, secondo i numeri, i parametri, sia il club al mondo con più tifosi, con più appassionati, però non si sa esattamente che cosa corrisponda a questa definizione, cioè non si sa esattamente quanti sono gli effettivi tifosi davvero, che davvero seguono poi quella cosa lì e non lo seguono come un semplice marchio che potrebbe essere anche di abbigliamento, perché questa da una parte è anche l'idea, cioè l'idea dei club di oggi spesso e volentieri è quella di trasformarsi in brand, in marchi che a volte sono decontestualizzati rispetto al fatto sportivo, ma tu non puoi svuotare il calcio del suo contenuto, pena pagare poi dopo dazio. Quello che è accaduto al Manchester United, infatti, una squadra che è rinata, come è accaduto al grande Torino, da una tragedia, rifondata da un allenatore, da un sindacalista socialista, che ha messo insieme un gruppo di ragazzini, alcuni dei quali appunto sono diventati poi bandiere, e in realtà negli ultimi anni, appunto, con le ultime gestioni, è forse la squadra che ha speso di più sul pianeta terrestre, ricevendo in cambio poi in realtà delusioni su delusioni, e quindi questa cosa credo che debba far riflettere un pochettino. Ecco, tra l'altro mi viene in mente una cosa proprio sul Manchester United, che veniva in qualche modo già preso in giro dai tifosi del City fino a 15 anni fa, e dicevano: voi siete una multinazionale, non siete la squadra di Manchester, la squadra di Manchester siamo noi. Abbiamo visto che fine ha fatto anche il City, sì, sì, che non è più, anche se non è più la squadra di Manchester. Un'altra cosa, ne parlavamo prima, i capitani allora erano capitani, i primi capitani delle squadre diventavano tali non solo per carisma, ma perché in realtà facevano tutto, c'erano i principali azionisti, poi andavano a cercare gli altri giocatori, giocavano in porta, se c'era bisogno giocavano in difesa, in attacco, cioè facciamo veramente tutto per la squadra, sì. Io conosco bene, per motivi sentimentali, la storia di Kilpin a Milano, no? Aiutato tra l'altro dai Pirelli, però veramente ha dovuto girare per cercare qualcuno che non solo rifinanziasse, non trovava neanche 11 persone disposte a praticare questa roba qui che era il calcio, ma che era sconosciuto. Quindi c'è anche questo aspetto di, diciamo, pionieristico, sì, sì, da parte di queste persone, che secondo me è magnifico, soprattutto diciamo la prima squadra che guarda il Genoa, c'è il capitolo dedicato al Genoa che è bellissimo secondo me. Sì, sì, è questa cosa secondo me è molto poetica, cioè l'idea che i primi capitani non erano, appunto, se pensiamo a una disciplina sportiva che nasceva soprattutto insomma tra il Genoa e il club di cui si ha una traccia ufficiale, la più antica in Italia. Poi gli altri si sono accodati dalla fine del 1800, inizio 1900, c'è questa crescita costante. È bello vedere che ci sono queste figure che appunto facevano tutto, facevano i dirigenti, giocavano, facevano gli arbitri. Se andate a leggere di alcuni nomi, veramente occupavano un sacco di incarichi, perché era proprio l'inizio, no? la genesi di una disciplina, di uno sport, e quindi bisognava prodigarsi e darsi da fare, come a volte succede nell'associazionismo, magari anche in altre sfere, in altri ambiti, e quindi ci sono persone che ricoprono più poltrone, ma perché c'era proprio bisogno di teste e di braccia e di gambe e di piedi. E tra l'altro all'inizio c'era anche un legame col cricket, c'era anche un, sì, motivo, sì, no? Sì, questa è stata una cosa, non un'intuizione, però a un certo punto, per cercare di capire qualcosa di più su cosa volesse dire essere capitano all'inizio, visto che
I primi club, quindi penso al Genoa, penso al Milan, si chiamavano nella prima accezione Football and Cricket Club. Ho detto fammi andare a vedere, io non so nulla di cricket, che tra l'altro credo che sia il secondo sport per numero di praticanti e di tifosi nel mondo, cosa che noi non sappiamo. Sono andato a vedermi un po' delle cose sul cricket e la cosa molto bella che ho scoperto è che nel cricket il capitano è davvero la figura più importante, ancora più importante dell'allenatore, perché è letteralmente il responsabile dello spirito del gioco. Quindi è colui che sostanzialmente detta la tattica, è colui che veramente si deve far custode di qualcosa di più importante che non semplicemente il rispetto delle regole. E quindi proprio tra le regole del cricket ho trovato questa cosa e l'ho voluta raccontare perché è stata una scoperta, una cosa che sono andato a curiosare un po' per caso. In realtà mi sembrava una spiegazione plausibile e anche in realtà stimolante. Pensando al presente, in questi giorni si sta parlando degli europei che arriveranno e l'altro giorno mi hanno chiamato per fare un'intervista e mi dicono: allora, tra le cose che tra le novità dell'europeo c'è questa, che i calciatori cioè che tra i calciatori in campo soltanto il capitano potrà parlare con l'arbitro. E io dico: ma la scoperta dell'acqua calda, è sempre stato così. Tra l'altro, qualcuno che magari ha qualche anno in più ricorderà un dettaglio non di poco conto, che i capitani una volta andavano davanti all'arbitro e la prima cosa che facevano mettevano le braccia dietro la schiena. Questo era così, infatti l'ho ricordato. Poi negli ultimi tempi è diventato un accerchiamento, praticamente una tribù, arrivano tutti quelli che possono per cominciare a mettere pressione, ma è sempre stato così, quindi non abbiamo scoperto granché. Grazie che mi hai dato dell'anziano, perché mettevo, no. Mettevo le mani dietro, usava, è vero. No, ma anch'io me lo ricordavo. Si faceva quella roba lì. No, ma è vero, per un fatto, come dire. Vengo in pace, devo parlare, non ho. No? Esatto. Volevo chiederti poi, visto che c'hai questo interismo nel sangue, di Picchi Herrera, no? Cioè, quella sequenza lì. Perché sì. Insomma, è stato un momento di passaggio importante per l'Inter in modo particolare, ma anche per il modo di interpretare diciamo il ruolo, mettiamolo così. Beh, Picchi in quell'Inter, nella grande Inter, è stato, ogni tanto viene un po' dimenticato, purtroppo essendo morto molto giovane ogni tanto si fa un po' confusione. Io l'ho voluto ricordare con un capitolo, perché tante volte mi dicono: ah, tuo papà è il capitano dell'Inter. Dicono: mio papà è stato capitano dell'Inter in realtà non per tanto tempo, ha fatto l'ultima stagione e qualche partita prima, perché poi via Picchi divenne capitano Mazzola. Papà ha fatto una grande carriera da capitano in nazionale. E ho voluto ricordare Armando perché, appunto, essendo mancato purtroppo tragicamente per una malattia, che era giovanissimo, aveva appena smesso di giocare, allenava la Juventus, mi sembrava doveroso riconoscere a una figura che tanti hanno amato, perché era veramente un leader autentico, riconosciuto da tutti i compagni, una sorta di allenatore in campo, così lo raccontavano. Io ho voluto raccontare un episodio che per mio padre fu molto importante, mondiale del 66, mondiale quindi in Inghilterra, dopo la sconfitta con la Corea. Mio padre raccontava che quando si incappava in una sconfitta, nello spogliatoio, nel gruppo, c'era sempre comunque un momento in cui qualcuno provava a rompere il silenzio, il momento di difficoltà, dicendo qualcosa per spronare tutti a reagire. Dice: dopo la Corea c'era veramente un silenzio che sembrava un muro difficile da battere. Armando Picchi, non si sa per quale ragione, in quel mondiale non fu convocato, ma si trovava lo stesso in Inghilterra a seguire la nazionale come inviato del Telegrafo, un giornale di Livorno. Mio padre raccontava di essere in stanza da solo a rimuginare, e a un certo punto sentì bussare alla porta. Era Armando, il suo capitano nell'Inter, che lo andava a consolare e a dirgli che la Corea sarebbe passata. E la Corea sarebbe passata da lì a pochi mesi. Mio padre poi, nella sfida con l'Unione Sovietica a San Siro, il primo novembre del 66, indossò la fascia per la prima volta, per poi praticamente fino alla vigilia dei mondiali del 78, quelli di Argentina. Ecco, quello è uno dei modi di essere capitano, cioè avere la capacità di sapere dire la parola giusta, di fare il gesto giusto, anche magari appunto dietro le quinte, quando serve, per
aiutare qualcuno, e difatti questa cosa mio padre non se l'è mai dimenticata. Poi ci sono tanti altri capitani chiaramente nel libro, però diciamo forse il tratto di unione è proprio questo che stavi raccontando tu, no? La capacità di essere anche riferimento non solo in campo, sì. No? Cioè negli spogliatoi, durante la partita, fuori. Uno di questi ad esempio è Signorini del Genoa, no? Che è un altro di quelli che è rimasto soprattutto per i genoani, che hanno perso oltretutto per mille altri motivi anche dei punti di riferimento pratici, sì. Perché poi il Genoa ha cambiato proprietà tante volte, non è più, no, come dire, ha perso per certi versi il senso d'appartenenza dal punto di vista proprietario, ma l'ho mantenuto dal punto di vista ad esempio dei tifosi, che sono ancora molto legati alla squadra e a quello che rappresenta quella squadra per quella città. Sì. Il capitolo sul Genoa l'ho cominciato raccontando di un bambino che si chiama Guido, che vedo in montagna da quando insomma aveva 2 o 3 anni, tifoso genoano come il padre, e il padre che mi racconta che tutti gli anni gli compra la maglietta, ma adesso ha deciso di non mettere più il nome, perché da quando c'era Preziosi tutti gli anni a gennaio gli vendevano quello di cui il figlio aveva comprato la maglietta. È un problema soprattutto per un club e una tifoseria che in realtà ha un'identità molto forte, essendo appunto il club più antico d'Italia. È difficile vedersi la squadra montare e smontare in continuazione, cioè, noi siamo qui ogni volta a tremare appena sentiamo, ci innamoriamo di uno e vediamo che il giorno dopo si parla del rinnovo, poi va via, e quindi partivo da questa cosa. Quando ho raccontato di Gianluca Signorini pensavo anche a quanto, cioè cercavo di rispondermi alla domanda quanto tempo ci vuole, ovviamente tempo simbolico, quanto tempo ci vuole, come si fa e come fa un campione, un capitano a entrare in maniera indelebile nella memoria, nel cuore dei propri tifosi. Ci sono, come dire, dei capitani che ci entrano lentamente nel tempo, magari con 15 anni di carriera con la stessa maglia. A volte ci sono invece delle combinazioni di piccoli momenti, di piccoli gesti, di cose che succedono, e la capacità di sapere far la cosa giusta in un momento preciso. Guarda, cito Chiar in questo caso qua, sì, che non è, esatto, esatto. Non era, cioè, nel Milan era una figura importante, ma anche per gli altri, insomma un giocatore come tanti. Il gesto diciamo verso Eriksson, che in qualche modo tra virgolette, comunque dal punto di vista proprio dell'immagine, lo salva. Poi non è così il lato pratico, sì, però, sì, però è quello. Quel gesto lì ha cambiato la percezione del giocatore e della persona. Sì, sì. Noi oggi ci stupiamo perché non siamo più abituati a questa cosa, ma è una roba che il tema, alcuni dei temi di cui parlo secondo me vanno ben oltre il campo da calcio, cioè alla fine secondo me io parlo di questo, ma sono convinto che noi abbiamo abbiamo necessità di, come il sottotitolo dice, miti, esempi, bandiere. Abbiamo la necessità di questo tipo di figure e di leader anche in tutti i nostri ambiti, ma noi stessi in prima persona, io lo dico a me, il dovere di porci ad esempio dove possiamo, nella nostra sfera, cercare di avere la responsabilità negli occhi dei più piccoli che ci guardano. Invece noi adulti ci siamo un po' deresponsabilizzati negli ultimi anni, cioè vogliamo tutti vivere leggeri senza mai porci troppo il problema di chi ci sta guardando e di chi si riferisce a noi. Con la conseguenza che poi dopo anche per chi sta crescendo alle nostre spalle mancano dei riferimenti. Era un inciso. Signorini fece una cosa, secondo me, cioè uno dei momenti che ho individuato, anche in qualche modo confermato da tanti tifosi del Genoa, era una partita, credo l'ultima partita di un campionato in cui il Genoa rischiava di retrocedere direttamente, in alternativa poteva andare allo spareggio. E giocarono la loro partita, aspettavano il risultato da San Siro Inter Piacenza. L'Inter stava perdendo, quindi la squadra, il Genoa, finisce la partita, va negli spogliatoi convinto di essere retrocesso. Negli ultimi minuti di recupero l'Inter ribalta il risultato e quindi loro in quel momento realizzano di aver guadagnato un'altra chance, vanno a giocare lo spareggio a Firenze che poi perderanno. Signorini, appena sente il risultato, esce dallo spogliatoio come un pazzo, corre e attraversa tutta la metà campo e va sotto la propria tifoseria, sotto la propria curva, a esultare come i tifosi. Cercate, se avete voglia, il video. In quel momento lì veramente festeggia come se avesse vinto la Coppa del Mondo. Ecco, io credo che agli occhi di un tifoso, chi riesce
a fare qualcosa in più, a buttare il cuore un po' più in là della, della cosa scontata che ti aspetti, anche basta veramente un attimo, ci resti per sempre, anche perché poi Signorini non ha fatto una carriera lunghissima con il Genoa, ha fatto meno anni di quanti uno si immagini, e quindi a volte sono veramente queste combinazioni, no? Riuscire a leggere quello che sta accadendo e a fare qualcosa che nessun altro attorno a te ha il coraggio di fare. Ecco, adesso parliamo del capitano, quindi ti chiedo di Baresi, non sì. posso, perché per noi milanisti, ma non solo, ha rappresentato, come dire, tantissimo, ed è per certi versi, no, l'ha rappresentato lui moltissimo in campo, perché poi fuori è rimasto quella persona che era allora, cioè molto schivo, uno di poche parole, non è che, no, da esempi illuminanti, però lui era il classico invece capitano in campo, perché, come dire, era ritenuto da tutti i compagni di squadra persona da seguire in qualsiasi modo, a parte la difesa che era una roba pazzesca, come comandava la difesa. E c'è il capitolo, in qualche modo, è Baresi Herzog, no? Che è curioso questo mix di un regista così particolare, sì, con Baresi, c'è un motivo. Sì, allora, questo capitolo, come l'ho messo nelle note, e lo devo questa chiave di lettura a Carlo Baroni, la firma del Corriere della Sera, che raccontando mentre stavo iniziando a scrivere mi ha detto: ma tu sai di questa cosa di Baresi? Ho detto: se mi permetti, da qua approfondisco e ne scrivo, perché la storia di Baresi appunto è molto bella, i due fratelli che arrivano, uno che viene scartato dall'Inter, l'altro il fratello che resta all'Inter, arriva al Milan in un momento particolare, perché il momento non mi ricordo, muore il padre, sembra, ma anche un momento sportivo particolare, perché non mi ricordo se è la prima retrocessione o la seconda. È la prima. Comunque decide, rimane, e poi c'è il cambio di proprietà e fa tutto il percorso fino a diventare poi il capitano di una squadra che vince tantissimo con un gioco splendido, oggettivamente anche da interista c'è poco da dire. E quindi la cosa bella, ma la cosa bella secondo me è il rapporto con questo regista Herzog particolare, racconta anche di un'epoca in cui ai calciatori era permesso ogni tanto riuscire a buttare lo sguardo fuori dal campo e a non precludersi delle opportunità di incontro. Io a questo sono molto, a questa idea sono molto legato, perché mio padre aveva instaurato un rapporto bellissimo con Giovanni Arpino, giornalista, scrittore che seguiva la nazionale, e sono diventati amici così, perché erano veramente un gruppetto di giornalisti a seguire la nazionale, non erano in 50. E quindi nacque un'amicizia, un rapporto di stima, al punto tale che mio padre nel mondiale del 74 in Germania gli chiese di farmi da padrino. Cioè è una cosa che oggi sembra quasi impossibile, no? In questo calcio, non perché le persone siano migliorate o peggiorate, ma perché proprio sono quasi precluse, lo dicevamo prima con Massimo, le possibilità di incontro sia con i tifosi comuni che con chi racconta il calcio. Allora chi racconta il calcio spesso e volentieri è costretto a farlo per quello che vede da lontano, ma se tu non puoi parlare insieme con una persona fai fatica a cogliere magari una sfumatura diversa, una chiave di lettura un po' più originale di quella che viene dipinta ufficialmente fuori. Quindi questo rapporto è molto bello, al punto che c'è una dichiarazione, una risposta in un'intervista di Herzog molto bella, dice: mi piacerebbe leggere gli spazi, no, mi piacerebbe riuscire a approfondire, a conoscere l'animo umano come Franco Baresi riusciva a leggere gli spazi in campo. È bellissimo, perché unisce due mondi così lontani, quello del calcio e quello del cinema, con due fuori classe, e questa cosa è a volte possibile, ma ovviamente ci deve essere la possibilità di incontro, che un calcio molto governato da regole e da limiti rischia di perdere per strada. Le figure del capitano, insomma, le abbiamo perse un po' per strada negli anni, no? Forse le ultime sono Maldini, Zanetti, Totti per la Roma, no? Sì. C'è anche una cosa curiosa, anche la stagione, credo se lo scrivi nel 2018-2019, le fasce devono essere tutte uguali, sì, sì. No? Che anche lì invece c'era. Era un momento in cui c'erano i capitani, ogni capitano aveva la sua fascia, aveva anche dei motivi per cui aveva una fascia fatta in un certo modo, con certe scritte, piuttosto che perché non legate magari a momenti familiari, di vita personale, no?
Sì, c'è stata questa decisione della Lega qualche stagione fa della fascia unica, si sono un po' adeguati come è successo in Premier League, se non ricordo male. E la scelta lì si può discutere, ovviamente sta sempre poi nel buon utilizzo che se ne fa, e noi avevamo come riferimento Zanetti che utilizzava la fascia, devo dire, in maniera molto intelligente, anche a volte per dialogare con la storia, per celebrare dei momenti. Per esempio ci fu un giorno, in un'occasione di una partita tra Inter e Torino, in cui Zanetti sulla fascia aveva le due formazioni di Inter e Torino, 30 aprile 1949, l'ultima partita del grande Torino prima di partire per Lisbona, a cui rientro sarebbe poi morto tragicamente sulla collina di Superga. Quindi un capitano con quello spessore umano sportivo che sulla fascia ricorda una squadra che è stata un pezzo della storia d'Italia, secondo me sta facendo una cosa nobile, sta facendo una cosa che è un peccato perdere. E qualcuno magari aveva cose meno profonde da condividere, quindi a un certo punto si è detto la fascia è uguale per tutti. C'erano all'epoca tanti che si divertivano a fare queste cose, ecco, chissà, vabbè, comunque gli spazi, diciamo, che per comunicare nel calcio non mancano comunque. Comunque Zanetti, diciamo, tu l'hai visto da vicino, da tifoso, da adulto, no? Quindi è forse uno degli ultimi, insieme a Maldini, che rappresenta un po' quel modo di essere capitano e di stare un po' con la squadra, tant'è che entrambi, poi vabbè, Maldini in modo diverso, però arrivano a stare anche in società, in modo particolare invece sì, Zanetti sì, molto legato all'Inter, insomma. E perché hanno in qualche modo attraversato, non so se ci sarà un ritorno oppure no, sicuramente una stagione del calcio in Italia ancora legata a delle proprietà che sono durate molto nel tempo. Il capitano non è che oggi noi facciamo fatica ad avere capitani, perché lo ripeto, ci tengo, lo dico sempre quando mi rivolgo appunto ai più giovani, perché non ci siano persone in grado di esserlo, ma in un mondo che continua a cambiare, cambiano le proprietà, cambiano gli allenatori in continuazione spesso, le rose cambiano perché tutti si possono vendere fino all'ultimo secondo, e quindi è più difficile. Non ci sono più le bandiere. È di più fatto. Difficile perché proprio, ma così come succede in tanti altri ambiti, è un mondo liquido e anche quello del calcio è così. E quindi è più difficile avere delle stelle polari che rimangano sempre lì, a cui rivolgersi ogni tanto per dire, ah ecco, è lui. Secondo te c'è possibilità di ritorno da questo punto di vista? Ad esempio magari introducendo delle normative che forzino le squadre, ci sono già, ma servono poco, a utilizzare i settori giovanili. Perché l'unica squadra forse in Italia che usa massicciamente ancora giocatori del proprio settore giovanile è l'Atalanta. Che però un po' meno di una volta, no, se voglio dire, no, nel però, senso che sì, nella, l'Atalanta ne sono uno o due adesso, eh? No? Ne è ancora forse uno o due, cioè Scalvini. Sì, Scalvini, non so se Ruggeri è uscito dal settore giovanile, però sì, l'Atalanta degli ultimi anni era una squadra che non era molto diversa da altre squadre di Serie A, aveva 10 undicesimi di giocatori stranieri, quindi non è che fosse, non è più l'Atalanta di Favini quando c'era il responsabile del settore giovanile che tirava fuori continuamente i giovani che lanciava in prima squadra. Adesso sta forse cercando di invertire la rotta e tornare un po' indietro, però negli ultimi anni è cambiata anche l'Atalanta. No, ci sono delle storie che in qualche modo fanno pensare. Io l'ho messo nell'ultimo, uno degli ultimi capitoli, ho ricordato per esempio Matteo Pessina, che è cresciuto nei ragazzini del Monza, ha fatto tutta una carriera in giro e poi è ritornato nel momento in cui il Monza è arrivato in Serie A per la prima volta. Ho parlato di Di Lorenzo, però già l'avevo scritto nel libro mesi fa, avevo letto una dichiarazione del procuratore che mi puzzava, difatti in questi giorni c'è polemica, c'era un altro di cui ho parlato, Buongiorno, vice capitano del Torino, una bellissima storia perché è cresciuto dai Pulcini fino alla prima squadra, anche lui però già la finestra di mercato precedente si parlava di una possibile cessione, l'altro giorno c'era già il suo nome nelle pagine, Lautaro per esempio non l'avevo messo perché anche lì quest'inverno parlava il procuratore, cioè, ma vediamo, dobbiamo parlare, ho detto evito, non voglio essere smentito dal libro. Quindi no, ti ho chiesto così per esempio per il Milan, i milanisti, Tonali poteva essere diciamo uno di quelli lì, non è durata una stagione quella roba lì. E così succede anche nelle altre squadre, purtroppo. La Juve ha cercato di recuperare in questi anni, per motivi anche, diciamo, altri, elementi del settore giovanile, ma poi li ha dispersi subito, no?
Sì, ci sono. Io credo che si possa, cioè, dipende. Cioè, in questi anni in cui in qualche modo sono cambiate le disponibilità, soprattutto il calcio dopo la pandemia ha restituito, cioè, ha ritrovato una dimensione diversa. Devo dire che secondo me, se si riuscisse anche a mettere dei paletti per contenere un po' le perdite, ovviamente questo spingerebbe a una scelta di buon senso e magari anche a guardare quello che si ha già in casa, perché poi a volte magari lo scoprono gli altri e noi ce lo vediamo sfuggire. Era questo cui faceva riferimento prima, di fatto, mettere dei paletti magari più stringenti, anche perché secondo me stiamo diventando tutti un po', lo dico da tifoso, tutti un po' matti. C'è gente che pretendono acquisti da 70-80 milioni di euro, a parte che i soldi non sono nostri, come il Monopoli, no? compra quello, sono 20 milioni, cioè 40 miliardi di vecchie lire. Volevo farti una domanda su tuo padre, un po', era capitano anche in casa, volevo capire quanto lo fosse. Sì, cioè, sì, sì. Una figura così, sì, sì, diciamo, importante. Lo era perché ce l'aveva, immagino, lo dice anche Paolo Conte. Lo era perché nella quotidianità del rapporto padre figli, comunque, diciamo, sulle regole di base, quelle erano. Cioè, adesso pensavo, è un esempio che ogni tanto faccio, avevo magari 15-16 anni quando cominciavo a uscire la sera, diciamo, a che ora torni? E dicevo, ma 11:15. Alle 11 o alle 11:15? Ecco, questo tipo di rigore nelle, cioè, le regole erano chiare. Devo dire che poi in realtà, perché poi il lavoro sporco l'ha fatto soprattutto mia madre, perché è mia madre che c'è sempre stata, nel senso che lui comunque col fatto prima calciatore poi dirigente comunque era via spesso e volentieri, era mia mamma che doveva far rigare tutti e quattro. No, non aveva bisogno di tirare le cose, però tutto il lavoro nella quotidianità lo faceva lei, lui dava il rinforzo, però poi quindi era un lavoro fatto da due parti insieme, però lui è sempre stato così, devo dire, con anche però la capacità di grandi gesti di apertura, di attenzione. Comunque rimaneva sempre il tuo primo tifoso per qualsiasi cosa tu facessi, cercava di proteggere la sua sfera, il suo mondo da noi e viceversa, cioè voleva che noi evitassimo di intrufolarci nelle sue cose, ma per non esporci a volte a situazioni di confusione. E però aveva sempre il primo pensiero su quello che stavi facendo tu. Negli anni 2000, non mi ricordo quale fosse la partita, ci fu una partita di Champions League che l'Inter giocava in Spagna, se non ricordo male, e che finì con una rissa, una scazzottata. Questo ovviamente l'ho scoperto dopo. Quella sera io debuttavo in teatro con uno spettacolo nuovo in un teatrino in periferia, 50 persone, 50 spettatori. Appena finito lo spettacolo lui mi chiama subito, no? Dico, com'è andata? Dico, bene, per noi comunque 50 persone era in quel posto lì sperduto, era come essere alla Scala, benissimo. Dice, voi? Ah no, benissimo anche noi. Poi torno a casa, accendo la televisione e vedo il Far West, e qui però questo era lui. Cioè, nel senso che lui comunque tutto quello che poteva evitarti, una preoccupazione, un pensiero, te lo evitava sempre. Il primo pensiero eri tu. Nell'estate del 2006, quando purtroppo eravamo, diciamo, avanti e indietro dagli ospedali, un giorno fecero una specie di intervento per cercare di risolvere una situazione complicata, e gli dissero 20 minuti e torna in camera. Passarono due ore, lui uscì dall'ambulatorio. Già era incazzato perché gli avevano detto 20 minuti, erano diventate 2 ore, quindi già questa cosa non gli era andata giù. Mentre lo riportano in stanza, incrocia mio fratello che giocava a calcio, stava facendo la preparazione estiva. Lui fece questa cosa che non dimenticherò mai: tirò su l'orologio, guardò e disse a mio fratello: sei in ritardo, devi andarti ad allenare. Ecco, questo tipo di cosa era proprio la sua cifra, cioè comunque era
il capitano a cui bastava lo sguardo, la parola giusta, e sapeva sempre comunque dove eri tu, cosa stavi facendo, anche se lui era a Sydney, perché questa cosa l'ha dimostrato mille volte. Quindi insomma, quello che vedeva, che gli altri hanno visto su di lui fuori, noi l'abbiamo visto in situazioni più vicine, ma era la stessa pasta. Lo citi nel libro, lo dicevo prima, Paolo Conte: il capitano è nell'anima e dentro l'anima per sempre resterà. Questa roba qui praticamente in qualche modo ci racconta e unisce un po' le storie di tutti i capitani. Sì, sono storie che viaggiano, che appunto hanno viaggiato dentro e fuori dalla nostra vita. Quando stavo finendo il libro è successa una cosa molto bella. A un certo punto, su una pagina Instagram dove si chiama Archeoplastica, di queste persone che fanno questa cosa pregevole, la faccio anch'io quando vado al mare, vanno a raccogliere, a ripulire le spiagge dei mari e dei fiumi, e a un certo punto trovano un pallone gioco da ragazzi del 1966, quando c'era il mondiale di cui parlavo prima. Su quel pallone c'erano stampate alcune facce dei calciatori di quella nazionale, tra cui quella di mio padre. Io sono, come dire, collezionista soprattutto di figurine e di cose un po' piccole che in qualche modo siano legate alla sua storia. Allora scrivo privatamente a questi ragazzi, dico: ma non è che per caso mi vendereste questo pallone? Loro dicono: no, fa, perché noi tutti i palloni che troviamo in mezzo ai mari li raccogliamo e facciamo delle mostre. Me la metto in tasca e vabbè. Quando arrivo a scrivere il finale, dovrebbe essere l'ultimo capitolo, decido comunque di partire dalla storia di questo pallone che dal 66 viaggia per i fiumi, l'avevano trovato nel Po. E allora voglio andare a rivedermi il video per tirare giù l'elenco di tutti i nomi dei calciatori che c'erano sopra. Poi vado a rileggere i commenti e sotto scrive un ragazzo, dice: ce l'ho anch'io, e uno gli scrive: lo venderesti? E lui dice: bah sì, a me il pallone, il calcio non interessa. Allora gli scrivo subito in privato e ci conosciamo, è un vigile del fuoco di Arezzo che tra l'altro scrive delle poesie bellissime che vorrei riuscire a far pubblicare, perché scrive veramente divinamente. E allora mi presento e dico: senti, ma mi venderesti questo pallone? E lui alla fine mi dice: senti, te lo mando, mi spedisce questo pallone che è a casa mia oggi. E però è abbastanza simbolica questa cosa, delle storie di questi incroci a distanza di tempo. Io, uno degli ultimi incontri che ho fatto, questo l'ho fatto postumo al libro, nel libro però l'ho raccontato, è stato con Umberto Motto. Umberto Motto è stato il capitano dei ragazzi del Torino che giocano le ultime quattro partite nella stagione dopo la tragedia di Superga. 4 maggio 1949, il Torino era già quasi matematicamente campione, d'ufficio gli viene assegnato lo scudetto. Le ultime quattro partite restanti le giocano i ragazzi della Primavera, non si chiamavano Primavera, ma le giocano i ragazzi. Umberto Motto era il capitano, il padre aveva un maglificio, faceva le maglie per il Toro, era lui che aveva, come dire, anche conosceva la composizione di quel colore, di come si faceva il colore granata. Umberto Motto, che oggi ha 94 anni, quasi una lucidità spaventosa, in realtà finisce presto la carriera. C'era un maleficio, era più sicuro del calcio negli anni 49-50, smette presto di giocare, ma rimane dentro la società, nel consiglio d'amministrazione. A un certo punto gli danno il compito di andare a vedere a Trieste un ragazzino che sembrava bravo. Quel ragazzino si chiamava Giorgio Ferrini, giocava nella Ponziana. Motto va, lo convince, lo porta a Torino e praticamente lo tiene un po', gli tiene bada insieme alla famiglia. La mattina lo porta nel maglificio, gli fa fare, che ne so, di mettere i timbri sulle buste, delle spedizioni, dei piccoli lavoretti per fargli passare il tempo. Lo porta a casa a mangiare con la propria famiglia, al pomeriggio va a fare gli allenamenti. Giorgio Ferrini è diventato il calciatore che ha fatto più presenze con la maglia del Toro, purtroppo morto giovanissimo anche lui nell'anno postumo, nella stagione postuma all'ultimo scudetto vinto dai Granata. Ecco, le storie dei capitani viaggiano così, cioè a volte ci sono, come in questo caso, Motto che è stato capitano per quattro partite, ma quattro partite che sono il raccordo della storia calcistica italiana e della storia italiana. La fascia da capitano compare sul braccio sinistro dei capitani della stagione dopo Superga, e per me non è un caso, perché quella squadra che è stata l'unica a rappresentare qualcosa al di là delle singole fedi calcistiche, come dire, non aveva quasi bisogno, non c'era quasi bisogno fin lì
di rendere riconoscibile un segno sul braccio di qualcuno. Dopo la morte degli Invincibili e quindi di Valentino Mazzola, che era il capitano, è come se per me si fosse reso necessario vedere quale fosse stata l'eredità. E allora quell'eredità si era spostata sul braccio del capitano dell'Inter, su quello del Milan, su quello della Juventus, su quella di tutte le squadre. E quindi ci sono queste storie che viaggiano nel tempo e che magicamente sono tenute insieme da dei raccordi a volte improbabili. Cioè un calciatore che gioca 4 partite, che però riesce a tenere la storia del Toro agganciata fino allo scudetto successivo, che è quello fondamentalmente della rinascita di una squadra che ha vissuto una e anche più tragedie, perché poi c'è stata la morte di Gigi Meroni, quindi il capitano è nell'anima perché è così. Io prima di ringraziarti volevo capire se nel pubblico, visto che ci sono anche parecchi, saranno tutti interisti qua tranne qualche milanista che riconosco per fortuna, grazie di essere venuto, se ci sono delle domande invece da farti sia sui capitani ma anche su tuo padre, sull'Inter insomma. E io ho messo c'è un capitolo che si chiama Capitani per caso e parlo di due casi, scusate la ripetizione, uno è Icardi e l'altro è Bonucci, perché Icardi appunto prende la fascia in un momento di vuoto di potere fondamentalmente. Andrea Ranocchia era il capitano, aveva vissuto un momento non facile della propria carriera, quindi finisce in panchina e scelgono il calciatore con più appeal per il mercato fondamentalmente. Era anche uno che segnava tanti gol, questo è indiscutibile, però diciamo era uno non riconosciuto dallo spogliatoio e difatti, come dire, poi c'è stato il rigetto. L'altro esempio è quello di Bonucci, che era calciatore della Juve, vuole la fascia, alla Juventus non gliela danno, gliela promettono al Milan, che anche lì aveva un passaggio di proprietà, scalzano Montolivo, che era il capitano da qualche stagione, danno la fascia a lui. La stagione è disastrosa, dopo pochi mesi punta i piedi per essere ripreso a Torino, con la tifoseria che gli dà contro, dice ah, adesso torni, e poi dopo alla fine se adesso, vabbè, in questi giorni ha smesso, quindi. Però ecco, ho citato anche questa incertezza che a volte provoca delle reazioni strane. È un'incertezza che tra l'altro vediamo spesso, non dico una domenica sì, una domenica no, perché quando c'è il capitano riconosciuto in una squadra è difficile, che magari è squalificato o infortunato, sì, sì. Cioè vedere altri con le fasce di capitano mette i brividi, almeno da milanista a volte, ma credo che riguardi un po' tutte le squadre. È difficile trovare anche il vice adesso. È verissimo, è verissimo. No, dipende. È stabilito prima, prima della partita si decide oggi lui è capitano, io sono vice, quindi se lui esce a quel punto la cosa passa automaticamente a me. Dipende, ogni società, ogni squadra stabilisce dei criteri, una volta era il più anziano, una volta quello che aveva più presenze. Sì, sì. Solo che negli ultimi anni, siccome ci sono tutti, c'è molta omogeneità come numero di presenze, è difficile trovare quelli con una magari militanza più lunga e quindi spesso questa cosa crea incertezza. Adesso nell'Inter non mi viene in mente, nel Milan c'è Calabria, l'ultimo rimasto, sì. Che arriva dal Barella. A Barella. Nel Milan c'è, diciamo, Calabria che arriva dal settore giovanile e via lui chiunque, cioè un giocatore vale l'altro, cioè sono francesi, inglesi, curdi, cioè non hanno un rapporto poi con la squadra come invece avevano probabilmente i capitani, la maggior parte dei capitani citati nel libro, che avevano un percorso. E come dicevo prima, non solo nella squadra, ma anche avevano un rapporto diverso anche con la città, no? Col territorio. I giocatori di adesso sono delle mini, se ci pensate, sono delle mini multinazionali, anche per fatturato, fatturano cifre incredibili, hanno un entourage, il discorso dicevi anche tu prima, è quasi impossibile avere anche un rapporto diretto con i calciatori, no? Ma già soltanto pensa che nella trattativa dei singoli autori, dei singoli calciatori,
rientrano i diritti d'immagine. L'altra sera mi hanno chiesto perché io non ho messo Rivera nel libro. Allora, io nel libro precedente che ho fatto, era un libro dedicato a San Siro, in realtà c'era un capitolo intero su Gianni Rivera. Raccontavo della volta in cui, in occasione di Milan-Bologna, quando il Milan vinse la prima stella, la stella, perché è una stella, l'unica stella, in quell'occasione lui tenne questo, diciamo, comizio per convincere la gente a spostarsi, perché il prefetto vietava di giocare la partita. E però quando ho cominciato a scrivere il libro era uscita la notizia che lui era andato in causa col museo di San Siro perché pretendeva dei soldi, perché il museo metteva fuori, esponeva una sua maglia e un suo busto, e l'ho trovata una richiesta surreale, cioè che un museo, capisco che il museo farà pagare un biglietto, ma come dire, se dovesse pagare i diritti a tutti quelli che ricordo, un museo del calcio, mi sembrava una richiesta abbastanza fuori dal tempo. Ma oggi i calciatori trattano anche i diritti d'immagine, noi possiamo raccontare anche più facilmente quello che c'è dietro perché le immagini sono più accessibili. È vero che sono anche magari passati degli anni, ma non c'era tutta questa cosa nella trattazione della cessione dei diritti, quindi questo vuol dire che ti toglie anche la possibilità di immaginare. Comunque confermo su Rivera, ho scritto il capitolo fantasia milanista, il capitolo dedicato a Rivera l'ho scritto io, è stata una roba difficilissima da fare per i motivi che tu dicevi, cioè non si può scrivere niente, non si possono pubblicare foto, virgolettati vietati, e alla fine mi sono, cioè, sentito Lodetti, che c'era Lodetti, Carlo Massarini, che avevamo fatto uno spettacolo insieme in TV, e Fabio Treves, sì, che tra l'altro aveva incrociato, mi diceva anche tuo papà, una partita credo da Moratti a Inversago, e mi ha raccontato di quella partita in cui lui lo chiamano a giocare senza sapersi presente, fanno una partita, si trova appunto in campo con i giocatori di Milan e Inter, no? Perché ha una gestione sua dell'immagine assurda. Figuriamoci i giocatori, diciamo, non l'ho messo per evitare richieste, no, di risarcimenti. Io ci ho pensato subito e ho capito subito perché non ci fosse. Ma la cosa, diciamo, no, assolutamente. Io come dire, sono milanista per Rivera, e diciamo le volte con cui ho avuto a che fare mi è scaduto molto, diciamo, il mito che avevo da bambino da questo punto. No, più che altro che è talmente difficile. Cioè io in uno dei capitoli finali parlo di questo, cioè dico, da una parte c'è una spinta forte nel calcio di oggi a dimenticarsi quello che c'è dietro, quindi già c'è questa cosa, se per di più qualcuno pretende anche di essere pagato per essere ricordato, a quel punto fa il gioco di chi vuol dimenticare, perché poi oggi si fa in fretta, no? È tutto accelerato, quindi ci si mette un attimo a cadere nell'oblio, quindi in realtà gli torna contro, secondo me. Però, come dire, è anche questo il segno di come è cambiato, che tra l'altro ve lo dico così per inciso, non è solo il mondo del calcio, è tutto il mondo. Io lavoro in radio, molti artisti li conoscevo, li ho conosciuti personalmente, ci si telefonava quando c'era il numero di casa, tipo sotto l'L, Luciano Ligabue casa, cioè adesso è impossibile avvicinarli, è impossibile magari anche con gente che ha intervistato 2 o 3 volte, non riesci proprio né a prendere neanche un appuntamento telefonico né a scrivere un'email, e questo riguarda in modo particolare i calciatori, che vivono in un mondo ancora più chiuso, perché intervistare i calciatori, se anche perché ci sono poi diritti televisivi, c'è anche quell'aspetto lì, no? In altri ambiti non c'è, nel calcio c'è da tener conto anche questo aspetto, cioè chi paga i diritti televisivi ha anche una serie di esclusive, di interviste, di rapporti con i calciatori che vengono precluse, diciamo, ai giornalisti cosiddetti normali. Per cui, infatti, se ci fate caso, interviste interessanti ai calciatori recenti non ne vedete, perché fa la conferenza stampa pre-partita o post-partita, le domande sono quelle più o meno, perché poi bisogna stare attenti anche a fare le domande ai calciatori. Insomma. Bisogna mandarle prima. Sì, sono molto malmostosi, non tanto loro, perché poi quando li conosci non sono così, no? Ma per tutto un discorso di entourage. No, ma sono quelle gli intermediari, sono le figure che fanno da cuscinetto che sono il problema. Gli uffici stampa, diciamo, sì, sono una, esatto, rovina del nostro, esatto, mondo. Volevo chiedere, non so se ne parla nel libro, qualcosa sul bagno. Sì, c'è. C'è. Nella copertina, oltre mio padre con la maglia della nazionale, c'è Agostino Di Bartolomei, di cui ricorreva l'anniversario della morte l'altro ieri o ieri,
c'è Valentino Mazzola, Zanetti, Riva, Scirea, Franco Baresi e Roberto Baggio con la maglia del Brescia, perché lì da capitano secondo me ha proprio trovato la compiutezza, cioè forse la massima espressione del suo calcio, una dimensione nella quale è riuscito ad accontentare tutti. Nell'altro libro ricordavo l'addio a San Siro in occasione di Milan-Brescia, che era un momento molto bello, anche quello va rivisto in un video, merita. E qui l'ho raccontato perché oltre ci sono dei gol, quello che segnò contro la Juventus a Torino, bellissimo, su un lancio lungo di, non ricordo, forse di Pirlo, è un capolavoro, un gol splendido. E però in quel momento lì, alla fine della carriera, a Brescia, in una dimensione più misurata, era riuscito a esprimere tutta l'arte e il talento di cui era capace, che abbiamo visto a sprazzi un po' all'Inter, un po' al Milan, un po' alla Juve, ma mai così nella sua totalità e soprattutto nella capacità di portarsi dietro una squadra intera. Infatti, ma perché ha recuperato un po' anche lì il rapporto con la città, e non a caso, se non sbaglio, adesso vado a memoria, credo l'altro ieri, due giorni fa, c'era una finale di basket a Brescia, lui si è presentato a vedere la partita, è stato accolto in maniera incredibile, cioè praticamente non hanno più guardato la partita, hanno tributato applausi e onori a Baggio, che si è presentato in qualche modo per testimoniare comunque il rapporto con lui, con la città, pur non vivendo lì, vivendo da tutt'altra parte. Cioè, e capitani son questi, probabilmente quelli che dicevi anche tu prima, no? Sì, sì, perché il capitano ha un rapporto con la città, con la gente. Sì, sì, esatto, è proprio perché la popolarità nasce da lì, cioè, e non te lo puoi dimenticare, non puoi dimenticare che la tua fama, la tua gloria, la tua fortuna esiste perché c'è un'altra metà complementare, la parte complementare del calcio, fatta da quelli che fanno gli abbonamenti per venire allo stadio, per vederti in televisione, per comprare i giornali, per comprare le sciarpe, le magliette. E quella cosa lì, negli ultimi anni, purtroppo, da quando il calcio è diventato soprattutto un fatto televisivo e quindi si è soprattutto relegata la ricchezza, la fonte della ricchezza nella televisione, ci si è dimenticati di quella cosa. In realtà i numeri stanno dicendo che è quello il vero spettacolo, perché San Siro adesso abbia, al di là del fatto che abbia vinto l'Inter, però quest'anno da noi era sempre pieno e il Milan poco ci manca. Il Milan, ho visto i numeri, gli ultimi numeri, mi sembra ha fatto 1.200.000. Sì, comunque 70.000 persone, no, di media ce l'hai sempre. Milan, quindi, e Inter hanno riempito, esatto, lo stadio tutte le domeniche. Quindi questa cosa credo che vada considerata ancora di più e che meriti davvero rispetto, perché vuol dire che... E forse andrebbe fatta anche una riflessione sulla volontà di costruire stadi nuovi. No? Nel senso che probabilmente c'è una necessità legata all'economia della squadra, della società, però anche è vero che anche lì si rischia di perdere il rapporto col territorio e di far diventare il calcio veramente delle multinazionali e per le multinazionali. Posso dirlo, non voglio, scusate se mi vanto di una cosa, però è un fatto. Quando ho scritto "C'era una volta a San Siro", poco più di 3 anni fa, sostenevo questa era la mia idea, e dicevo: ma siamo sicuri che l'abbattimento dello stadio e l'idea di uno stadio più piccolo, con i numeri, con la voglia di condivisione che c'è oggi dopo la pandemia, sia un'idea sensata? Beh, mi sembra che dopo 3 anni la risposta sia stata data, quindi mi posso vantare di averlo scritto più di 3 anni fa, questo ve lo devo dire. Ma anche perché, al di là delle dimensioni, è proprio l'idea in cui si vuole trasformare lo stadio che è sbagliata, sì, probabilmente, sì, cioè il luogo, no? Per cui, che tra l'altro non c'entra niente con la nostra tradizione, la nostra cultura di paese. Zero. Perché siamo un paese, diciamo, ogni città, ogni paese ha il suo campo comunale, ha il suo piccolo stadio, cioè un rapporto fortissimo. Va bene, allora Gianfelice, io ti ringrazio perché... C'erano domande? Eccola. Non lo so, non ho idea. Eh? Magari. No, non lo so, boh, potrebbe essere. Eh? È successo, quindi chissà, magari si ripete. Ma adesso però secondo me sono a livelli, il calcio è diventato anche lì un business talmente grande che credo che anche per gestire società a quel livello occorrano competenze. No, beh, ma magari sai, in quel caso lì è una figura più di rappresentanza. Vabbè, lo è Baresi, mi sa, vicepresidente, esatto. Insomma, quelli che lo trovi ancora nei campetti di inaugurazione in qualche, esatto, campo di periferia, no? Che serve comunque a mantenere il rapporto, perché gli americani sono bravi a far tutto, ma sul calcio secondo me non è...
come dire, nelle loro corde, nella loro cultura sostanzialmente. Adesso vediamo con i nostri, scopriremo. Scopriremo. Su Rai 3 mercoledì mattina, ci sono ancora. Va bene, grazie mille. Grazie Gianfelice.